sentite, ma perché siamo al brico? Perché siamo al brico? Vabbè, niente. Oggi finirà male. Perché? Non lo so, quando andiamo al brico di solito finisce male. Beh, ma anche all'IKEA è finita male, voglio dire. C'è qualche troiata incoming? Beh, se c'è il babbo di minchia, c'è sicura, ecco, appunto. Cioè, sicuro a posto, Lemma. Ho trovato parcheggio. Sì, io per fortuna. Cosa stai facendo? Mi sto guardando il piede. Che cazzo? Doctor? Ingegnere? Ma quindi, oggi, cosa si fa? Cioè, a me lo chiedi, che tu hai portato una tana. Sono io che ho avuto l'idea! Cioè, hai portato cos'è? Dov'è? Ma che cazzo sta facendo questa? No, no, che cazzo è sta roba? Ma no, 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 no. Ok, che cos'è sta roba? Non farlo lì in mezzo. Ok, perché abbiamo una tanica piena di queste merdate? Per un semplicissimo motivo: lanciarle senza senso contro la gente. Beh, facciamolo perlomeno con stile, se dobbiamo farlo, no? Sì, ma scusami, ma c'è anche da chiederlo. Il lanciarlo contro le persone è ovviamente sottinteso con stile. Basta, sei già andato troppo per le lunghe, facciamo vedere che cazzo abbiamo preso al brico, va? Ok. Comunque questi qui sono, specifichiamo due secondi per chi... Sono praticamente i pallini, gli orbs. E questa non è grappa. E questa non è grappa, è acqua. L'idea originale era grappa, giusto? Ma non assorbe, ho provato. Perché piglia fuoco bene. Ok. Con l'alto. Allora. Quindi che cosa ci servirà? Allora, l'idea sarebbe quella di fare uno spara orbs. Quella roba lì. Sarà diverso da questo. Sì, perché lanciarne uno alla volta quando si può fare... Una gragnola completa. Quindi, di cosa avremo bisogno? Allora, Braga si chiama, giusto? No, Baby Braga. Braga o Baby Braga T. Ok. Cieco finale che andrà messo. Ma quindi mi vuoi dire che stiamo facendo... Che cosa? Schifo sempre. No, vedi, quello te lo garantisco. Un baby spara patate. No, patate no. Non spara patate. Praticamente, spara, ragazzi, questo sarà un baby spara patate. Stai distogliendo l'attenzione. A canne mozze. Braga a T con tappo. Sì. Tappo cieco. Sì. Questo è una riduzione. D'accordo. Sì, quella roba lì, insomma. Questa roba qua. Riduzione. Che voglio dire, la forma è... Il designer dovrei fare due domande, però va bene. Ok, merca troia. Canna che andremo a tagliare. Ovviamente. Canna? Sì, tra 20... canna il... Sì, esatto. E... Coso. Coso non... Coso. Coso. Perfetto. Ma che ok. E qua mettiamo il grilletto. Comunque, per far funzionare il tutto ci servirà l'elettronica, giusto? Giusto. Quindi generatore alta tensione. Ma hai già scassato i cazzi. Da dove la prendiamo l'elettronica? Generatore alta tensione, batterie, cazzo che va. Quindi niente, cioè. No, 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 no! Ma piuttosto disfiamo quella del vecchio sparapatate! No. Che era già smontato! Giusto! Ah, tra poco! Di qualcosa? Ci faremo male oggi, tanto male! Bambini! Fatevi le canne, bevete la canna! No! No, si dice! No, ci dissociamo! Buongiorno, dottor... Dottor Borandi! Sai che ci sarà gente che starà soffrendo vedere smembrare sta cosa? Oddio. No! No! Ma dobbiamo staccarla, che cazzo?
Però mi sa che servono tipo le buone maniere. Che cazzo. Ok. Questo qua penso sia da rimuovere, quindi... Dottor Morandi, okay. Ma perché? Ogni volta che tagli quei fili lì, diventano sempre più corti e poi ci esploderanno in mano. Grave problema. Batteria. Ok, ok. Bene, abbiamo tutti i componenti. Aspetta, aspetta, il tasto! Ne recuperiamo un altro. Ma c'è lì? Ma sì. A sto punto? Ma sì, ma fanculo. Porco. Ma fa niente. Ma sì, ma sì. Ma t'ho detto fa niente. Sì, faccia a me, grazie. Troia. Ok. Allora, primo step è assemblare tutto con la colla calda. Tanto ormai lo sapranno. Con abbondante colla vinilica. Sì, direi tutto le giunture. Questo lo sigliamo via. Questo incolliamo tutto. Etc, 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 giusto? Questa è la forma. Ok, questo lo tagliamo. Questo qui, no, facciamo diventare il... il compensatore lo tagliamo. Okay. Ok, poi incolliamo tutto e a tra poco, giusto? Perché? Perché facciamo un time lapse. A tra poco. Vai a partire? Sì. 3. Sì, due, già partito. 1. Cosa stai facendo? Sto facendo girare le palline. Ma quello lo fai già di base. Allora, per chi fosse all'ascolto e non sapessi di cosa si tratta. Cazzo, siamo in radio all'ascolto. Per chi stesse guardando il video. Vabbè, vai avanti. Calma. Piano. Sì, ma stai... Ok. Cosa lanceremo? Queste fantastiche palline. Aspetta che metto a fuoco un cazzo. Bello. Che tra l'altro avevi detto che queste in Australia sono anche illegali. No, non so più chi l'aveva detto nel gruppo mentre parlavamo di fare questa cosa, però comunque il discorso è che queste palline qua, cosa succede? Sono in gel piene d'acqua e sono tra le cose più idiote e divertenti del pianeta. Quindi tu prendi e le lanci addosso alle persone che mentre lavorano. E anche a camera. Toglie! Puttane! Porca mia. E se lo state chiedendo... Dove cazzo? No. Fì un piede nel culo! Senti, ho perso... Ma che schifo, cazzo! Dai, porca troia! Cazzo! Basta! Basta, sto schifo. Queste penso siano tra le cose... Ho perso un pezzo, cioè metti via sta roba, aiutami a cercare un pezzo. Ok. Ho perso nei meandri. Tra poco. Allora... Partiamo da un presupposto. Che anche le scimmie imparano dei propri errori, giusto? No, impariamo anche dal presupposto che abbiamo perso un'ora. Sì, per cercare sto cazzo di coso che non so dove minchia era finito. Comunque, visto che anche le scimmie imparano i propri errori, una cosa che non abbiamo mai fatto è grattare la plastica. Perché? Spiega perché. Per far aderire meglio. La colla a caldo. Perché non funziona la merda di mola? Perché mi avete staccato. No, l'hai staccata tu, cioppa di cazzo. Sì. Vabbè, no, adesso a parte gli scherzi, ecco, noi non stiamo scherzando, abbiamo perso veramente... A dopo. Che stai riprendendo? No. Pareva. Ah, ti pareva? Mi scusi. Devo fare il coso tattico. Aspetta. Mi scusi? Ma lei è sicuro? Di quello che sta facendo? Sì. Assolutamente no, perché? Come sempre. Giustamente, vuoi dire? Sì. Via. Manetta tattica, magari il coso lo tiri. Sì, dai, dai. Queste sono le cose che fanno venire presente il nervoso con lo brutto. Ascolta, okay, allora, tu ti sei ripromesso negli ultimi video, o nell'ultimo periodo, di essere un po' più family friendly. Okay, family friendly. Ma tu sei sicuro di questo? Ma perché non stiamo facendo cose family friendly, scusami?
A me sembrano family friendly, cioè... tantissimo. Aspetta, adesso mi incollo le dita. No, ho sbagliato questo qua. Ah, malissimo, malissimo. Acqua fredda, vai. Acqua fredda, vai. Ormai. Vai, zio, vai. No, ormai mi sono già schionato, cioè tranquillo, proprio. Come? Sereno. Aspetta. Malissimo, cazzo, malissimo. Guarda il segno, figa. È presente che tra poco sarà gonfia, fa schifo. A tra poco. 3, 2. Allora, aspetta, 3, 2, 1. Ok, direi che questa porcata potrebbe. Ah, ciao! Potrebbe andare bene. Abbiamo fatto sì una cionata ma marcissima. Allora, spiega cosa stiamo usando. Allora, stiamo usando le bellissime palline che ci lanciavamo prima. Tu non posso dirlo. Palle, vieni qua. Non posso dirlo. Allora, stiamo usando la pellicola del cazzo da imballaggio di plastica. Abbiamo lo spezzone di canna tranciato come base. Io te lo consiglio, utilizzeremo un calibro 8 colpi. Un 8 grani. Un 8 grani, si ficca dentro ed esce. Dal tunnel. Quindi teoricamente dovrebbe andare bene. E teoricamente l'idea alla base di questo qua è che quando questo impatta, apre e rilascia le perline. Facciamo una. Però secondo me il problema è un altro, che secondo me le perline verranno rilasciate durante lo sparo proprio. Possibile, faccio una prova di lancio. Vai. Il non cazzo non si è aperto, quello farà malissimo, quello farà fottutamente male. Perché non sapevo come chiuderlo, puttana troia. Dove è finito? Lì. E non si è aperto. Però secondo me, come hai detto te, si mollerà con lo spazio. No, secondo me sai cosa dobbiamo fare? A parte che si è spaccato. Si sono spaccate tutte le perline dentro. Sai cosa dobbiamo fare? Invece di termosaldarlo, facciamolo solo su, a caramella. Non si chiude. Già provato? Sì. Sai cos'è? Lo termosaldiamo appena al bordino. Così almeno dovrebbe, teoricamente. Sì. Vado a vedere perché io la sento rumori strani. Vai. A tra poco, ragazzi. Dottore? Dottor Borandi! Salve! Ah, io mi sto occupando della parte elettronica. Io ero qua a darle una mano, veramente. Infatti sono andato a vedere cosa sta facendo i due disgraziati, okay. Perché è meglio... Allora. Meglio... Ok. Schema? Ovviamente a cazzo. Perché serve porco. Anche uno schema? Allora, questi sono gli elettrodi. Sì. Ok? Sì. Qua ci va positivo e negativo. Sì. Ok, se io l'attacco questo funziona. Sì, ma non lo farei perché i due elettrodi sono attaccati qua, ti pigli una sfugonata. Soprattutto perché... Sì, bravissimo. Allora, l'interruttore lo mettiamo sul positivo, ok? Mm. Quindi sarà tra questo e questo, ok? Giusto. Poi... Ma tu stai dopo... Quanti... Scusami. In tutta la tua carriera, sì. Quanti sparapatate hai fatto con questo metodo? Troppi. E tu stai ancora spiegando... Vabbè, ma qualcuno magari vede per la prima volta il video. Secondo me no. Va bene. Comunque, poi al positivo ovviamente qua aggiungeremo la resistenza, ok? Qua attacchiamo al positivo, sempre. E qua no. Il negativo del LED. No. Così ogni volta che schiacci questo si accende. Ma chi se ne frega, ma c'è un avviso sonoro, quello lì fa un rumore della Madonna. Vabbè, comunque resistenza 750, LED, quel cazzo che volete. Sì, vabbè, a dopo, ciao. Esatto. Comunque, scusi, ma potremmo fare una cosa diversa? Potremmo inserire, allora, innanzitutto stavolta spieghiamo che lo inseriamo da dietro, in modo che l'onda d'urto parte e vada avanti. Ah? Domani. Ah, esatto. Comunque tu sei uno stronzo. Certo, è la mia notte migliore, cazzo. Va bene. Salve. Buongiorno. Aspetta che sto finendo di riempire in ogni dove di colla a caldo. Il LED indicatore l'abbiamo messo. Il grilletto... Ecco, sì, giusto. Esattamente. Cristo santo. Acqua.
Ma io no, per me è un gin tonic. Birra. Tu birra. 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 Sì, per c'è me è un gin tonic. Va bene. C'è prosecco in fresco, ah, effettivamente. Okay, ah, era una domanda. Ok. Ok, bene. Allora, aspetta. Vediamo se si riesce. Sembra, è presente quando mandano la NASA le sonde che sono piene di mailer sopra? Ecco, noi no, noi utilizziamo lo scotch praticamente. Beh, no, non fare lo spoiler, non fare spoiler. Niente spoiler? Non siamo in Fast and Furious. Sì, vabbè, no, ma l'ha già detto lui, lo spoiler, l'aveva già accennato. L'avevo già accennato al... Manco i video guardi, va, complimenti figa, cioè, quando li fai tu, Io, fanno gli altri... Io non ho mai fatto spoiler. Mamma mia. Io non sono Dominic Toretto. Muori, muori male. Cioè, è presente proprio che cose muori, figa. Facciamo un bel focus su questa... Su questa ronciata atroce. Anche se, anche se l'unica fuori che abbiamo è una Fiesta. Ok, dovremmo esserci. Ora cosa mancano i cazzo di fuori qua dentro, giusto? Sì. Ok. Quindi a tra... 5 minuti. 5 minuti, sì. Dottore. Ingegnere. Ta-da! No. Cosa no? È una figata. Tu sai che questo qua secondo me è... Tu, modello saluta il mio amico Sosa. Azzap! Vuoi vedere come funziona? Vuoi fare... Andiamo di là però, che se spari qua dentro rimbomba 10 volte. Vieni. Mettiamo pochissimo. Okay? Sì, sì, appunto. Vieni. Dottor Morandi. Ormai abbiamo la galleria di tiro. Dottor Morandi. Allora, sta fermo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Ma perché? Sei fuori posto come un cono stradale in una piscina. E invece ti dirò che non è così. Basta, me! Sei da calmo, te. Inquadra la volata. Saluta il mio amico Sosa! Porca troia! Porca troia! Ok, allora. Ma sai che secondo me negli anni hai sempre sbagliato la dimensione del... Perché questo qua tuona, fa schifo. Fa molto restinti. No, che cazzo fai? Sì. Beh, a questo punto ti, però... ti farei malissimo, io te lo dico. Serve un bersaglio però. Esatto, tieni qua un attimo. Vado a prendere il bersaglio. Oh, l'hai già caricato? L'hai caricato? No. No, prendi. Non possiamo. Non si può, non si può. Ci bannano. Lo facciamo dopo, più tardi. Aspetta. Vado? Vai! Aspetta. No, dai, non ti posso sparare addosso. Vai! No! Non c'è aria. La prima ci leccata ci stava! Ci sta, Mi sto cagando addosso io! No, ma non dovrebbe far male, il gel, figa! Allora... Poco! Ripariamo. Poco! Pochissimo, Boh! Tappo! Ok! Vai! No, troppo poco! Troppo poco! Va bene! Avete già capito? Ricarichiamo! Oh, no, ma dopo entro io! Allora, via! 3, 2, 1! Allora, oggi tu sei l'addetto! Cioè, quindi tu... Oggi sei l'esecutore, lui beh, chiaramente no, la cavia. No, io sono il bottiglia, l'esecutore è un altro. Sì, ok, a parte il family name che... No, niente maglietta, Pippo, hai capito? Esatto! Ma sai che mi sembra quei lottatori mascherati? Sembra l'uomo tigre versione obesa. No, i lottatori... L'uomo tigre! Oh, puoi sparare, scacci. Ok, sì, ma tu sai che per l'attendibilità e per la messa in produzione servono due test? Vado a cercare qualcuno per... Troia? Dove vai? Vieni qua. Cosa? Dove? No, spara prima lui, poi vediamo come va. No, prima lui. Vai. No, sono... Girati. È caricato? No. Perché non sono... Liquido, Sì, già fatto. Però sulla panza? No, girati. Pre meglio di no. Aia, cazzo! Cazzo! Esplose, sono esplose tutte, si sono spiaccicate. Fammi vedere.
Girati. Dov'è che ha preso? Preso qui. No! Che cazzo di ritardato, figa! Però sto punto, prova qui. No, no, è meglio. No, Francia, penso tanto. Di no. Bene, esperimento è concluso. No, tocca a te. Però tocca a te. In posizione. Uno, vado a prendere una cosa. Due, uno. Allora, visto che la prima cavia, come va? Ok. Vai a prendere l'altra cavia. Posso? Devi. Bisogna che ti vendichi. Manco per il cazzo. Sigaro del condannato a morte? In posizione. Sei sicuro? Quanto fa 2 più 2? Sì, io non... Prendilo, prendilo, puoi portarlo tranquillamente. È il tuo ultimo desiderio? In teoria ho smesso di fumare. Lo so. Carichiamo. Quanti tentativi mi dai? Di solito la terza è... sei salvo. Però... 3, 2, 1. Cristo! Cazzo in testa! Figa Epsom! Non era voluto! Io mi ero qua! Ma che porca troia! Fermo te! Che fega! Porca fermo! Puttana troia, che schifo. Boia, che legnata! Bastardo! Non era voluto! Vabbè, funziona! A più tardi, funziona bene, mi han detto! Bene! Abbiamo caricato il programma di realtà aumentata, giusto? Sì, del film. Quindi, esatto, quindi siamo usciti dalla cantina. Tant'è vero che quell'altro imbecille non ha il passamontagna, però è rimasto coglione uguale. Cosa cazzo stai facendo? Io sto facendo una borra. Cioè, quindi praticamente tu stai caricando tutti i salcazzi. No, ma ce l'ho anche altro. No. Cos'è, un profilattico? Sì, è a metro. Ah, okay. Tagli, fai il nodo in punta. Ok, gragnola, grazie. Ma quanti ne carichiamo di brutto? Carichiamo quanti ce ne stanno. Quindi l'esperimento è vedere se sparando in aria ando cazzo arrivano e tra quanto atterrano, tipo? Più o meno. E che salva facciamo? Ok, però devi mettere prima la plastica. Fatto, messa. Ok, vai, carica. Venga qua vicino, dottor Borandi. Dottor Borandi, non devi mettere l'acqua però, cioè. Ok, è carico. Fammi vedere se è bello carico. Ecco fatto. Bene, quindi. Basta, troppo. Vai, chiudi. Non c'ho il tappo adesso. Non c'ho il tappo. Bagna. Basta! Basta! Ho due. Merda. Beh, faccio la prova. Sì, vai. Che cazzo di umore ha fatto? Figata! Plastica! Ma dove cazzo è andato? Plastica, bellissimo! Ma non so a quanti chilometri sono stati sparati, tipo. Cioè. Devo fare un tiro anch'io. Mi sa che ho pestato una merda di cane, tra l'altro. Comunque, va bene. No, toppa troppo, sennò... No, toppa troppo! Devi farne la metà. Devi farne, esatto. Vabbè, tra poco. Fanno proprio cagare sti cose. Sì, sì. L'è bello scaricare. Ecco, non me lo puntare contro visto che carico. Ok, visto che vuoi farlo te, Ecco. No! Sei uno sfigato, figa, ne avete messo troppo. Via la testa. Ma il LED si accende nel mentre? Sì. No, non l'accendere con la faccia di vicino, tira via il cazzo di dito. Basta. Ho già paura. No! Ma che cazzata era? Che metterlo in mano loro due. Cioè, dei mongoloidi, vediamo se tu sei più fortunato, vai.
Ok. Non l'avevamo caricato molto bene. Vabbè, riproviamo. Aspetta, fammi prendere aria. Respirazione bocca a bocca. Se hai una faccia da culo è un problema, Ma nella realtà virtuale abbiamo inserito anche gli aerei? Sì. No! Quindi? Sfigato! Giuro, se non funziona basta, perché questa è l'ultima, ok? Va, va, va. Sì, finalmente! Queste le hanno trovate su Saturno, probabilmente. Sì. Tra l'altro è in posizione proprio... Bene, anche per oggi è tutto. Beh, un saluto e alla prossima. Che schifo, cara. 2, 1. Via! Che schifo, cazzo! La schiena. La domanda è: perché? Perché? Oh, fermo che ti do una pulita. No! Ok. Molto meglio. Ci vedi meglio. Non ci vedo un cazzo. Io direi basta. Sì, direi basta. Vai. Ma devo fare il No, ci penso i 5 tengo io fermo. Tengo io fermo. Ma che cazzo state facendo adesso? Tu non ti preoccupare. Ah, lui ha già capito. Ok. Fermo. Allora, praticamente stiamo sistemando questa pianta. Mi state insalamando un cretino. Scendi, scendi. Perché? Sta girando la testa. Vuoi che continuo io? Merda. Dai, è nastrato bene. No, basta. Aspetta, si vede la pancia. Almeno sembra magro. Sembro. Sai che adesso potremmo tecnicamente fargli tutto quello che vuoi. Allora, sia chiaro che il Killer Maru Channel non è per questo non è bullismo, è solo goliardia. È un nostro amico. Ok, prendi il portafoglio e andiamo. No, dai. Vabbè, niente. Gente, allora, un saluto, alla prossima. Oh, la macchina.